L'evento nasce per celebrare e ricordare i 20 anni della nascita di G-Group, che è nata appunto nel 98 e nel 2018 ha voluto festeggiare i propri 20 anni. L'ha voluto festeggiare non solo con una retrospettiva, ma appunto con questo claim che è Next 20. Abbiamo indagato quelli che sono i driver del cambiamento sul mercato del lavoro, quello che sono le trasformazioni che ci attendiamo che verranno, e abbiamo chiesto a degli opinion leader a livello internazionale di mandarci i loro contributi. Oggi abbiamo la possibilità di avere qui collegati con noi 4 di questi contributori, con cui andremo a vedere 4 specifiche tematiche sul futuro del lavoro, che sono l'impatto della tecnologia, il cambiamento sul mondo delle competenze, la learning organization, quindi come devono trasformarsi le organizzazioni dal punto di vista dell'apprendimento, e l'impatto che la tecnologia proprio ha sul cambiamento e il rapporto uomo-macchina. E poi avremo una tavola rotonda con 4 direttori del personale di 4 primarie aziende che ci daranno il loro punto di vista e ci diranno oggi di queste sfide che vediamo per il futuro, quali già loro sentono come attuali e su quali sono direttamente impegnati per la soluzione dei problemi delle loro aziende. Credo che le aziende siano davvero un punto di svolta. C'è una domanda interna, una domanda di avere buona gestione del personale. C'è una domanda interna di anche di una nuova umanità. Io credo che il ruolo anche dei direttori del personale sia di intercettare questa domanda e essere interlocutori credibili per rinforzare quello che è il patto psicologico. C'è un tema di fiducia, c'è un tema di imparare gli errori del passato, c'è un tema anche di dire basta a quelli che sono un po', come dire, i vincoli a volte di un modo di pensare alla gestione del personale. Guardare avanti vuol dire anche dire con orgoglio quello che è stato fatto e soprattutto avere una formazione che non soltanto aiuti le persone a traghettare questo momento, ma che le aiuti una trasformazione, che è la trasformazione in atto. Nella nostra azienda, che è un'azienda fortemente internazionale e multinazionale, intravedo delle grandi traiettorie sulle piattaforme digitali che ci permettono di sfruttare la scala delle nostre operations e contemporaneamente anche un cambio culturale verso una leadership più distribuita che ci permetta di sfruttare fino a fondo le grandi competenze che sono all'interno del nostro gruppo. Quindi internazionalità, digitale, smart working e sicuramente anche un pensiero relativamente alle nuove tecnologie, quindi AI e robotica, per cercare di migliorare le nostre operazioni di back. Lavoro in ATM, la nostra è un'azienda che è stata e sarà fortemente impattata dal tema del digitale per la rivoluzione dei processi e per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. Certo, questa conversazione tra il vecchio e il nuovo è una conversazione che ancora non è così fluida, perché noi stiamo andando adesso un pochino a due velocità, quindi c'è la parte di app, di software, di tecnologia molto avanzata, ma c'è anche tutta la parte tradizionale delle fabbriche e dei turni di lavoro. E quello che noi ci siamo impegnati a fare nei prossimi anni è di aiutare a rendere più fluida questa conversazione, a aumentare la digital conversation, ma anche l'apprendimento continuo delle nostre persone. Il tema dell'apprendimento continuo è sicuramente uno degli item sui quali stiamo investendo con maggiore energia, perché significa dare gli strumenti alle persone per trovare le risposte alle nuove domande che il mercato, il cambiamento continuo ci farà. In Feltrinelli non abbiamo ancora trovato una vera ricetta per quello che sarà il futuro rispetto a questo contesto che si sta sempre più modificando. Siamo molto aperti, perché credo che l'apertura sia la modalità vincente per affrontare questo momento storico. Ci sta aspettando un'altra rivoluzione, siamo un po' come i nostri avi all'interno di un periodo molto molto difficile, aperto. Cercheremo nelle nuove competenze, ma anche nelle nuove generazioni, quegli stimoli, quelle aperture al cambiamento che sono assolutamente necessarie in una fase storica di questo tipo. Sono molto ottimista sul futuro, credo che davvero le aziende possano rappresentare, nella misura in cui noi HR diamo il nostro contributo in termini di fiducia e credibilità, un punto di riferimento per tutti i nostri collaboratori.